Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Questo incontro che è stato organizzato fa parte di un ciclo, in realtà direi, che ha preso piede già dallo scorso anno. Io sono Luigi Rodriguez, sono il presidente della Comunità Montana da un mese a questa parte. Gabriella Del Marro, eccola lì, è la vicepresidente. C'è poi in giunta anche l'assessore Emanuele Berardi, che è il sindaco del comune di Borgovelino, e abbiamo dato seguito a quella che era la giunta precedente, che era presieduta dal sindaco di Borbona, Maria Antonietta Di Gaspare, che ringrazio perché ha dato un forte spunto e una forte spinta a questa comunità montana in un periodo sicuramente non facile. Sappiamo tutti che cosa abbiamo vissuto dal 2016 a questa parte. È un tema che ricorre, ma è un tema sul quale ormai vogliamo provare a guardare avanti, guardiamo avanti, ci stiamo dando da fare per superare quelli che sono i segni che comunque quell'evento ha lasciato e lascerà ancora per un po' di tempo. Ringrazio la Promis, ringrazio i servizi sociali della comunità montana per aver organizzato ancora questo evento. Ringrazio la dottoressa D'Innocenzo che è qui con noi. I servizi sociali costituiscono circa l'80% del budget della comunità montana. È un tema importantissimo per noi, è un tema importantissimo per tutto il tessuto sociale, perché comunque la ricostruzione, quella fisica, passa prima di tutto nel restituire la motivazione. Perché vivere, perché ricostruire in territori che erano già difficili prima e sui quali il terremoto in qualche modo ha inciso aggravando delle tendenze che c'erano già, quelle che possiamo riassumere sostanzialmente in abbandono e aumento dell'età media. Ma in realtà abbiamo colto segnali positivi da parte della popolazione che abita qua, da parte anche dei non residenti, e mentre a noi come istituzioni spettano, diciamo così, una serie di compiti allargati, credo che i servizi sociali, i servizi sanitari giochino un ruolo importantissimo in questa ricostruzione che è prima di tutto psicologica e poi ancora fisica. I servizi sociali, i servizi sanitari, la scuola costituiscono a mio avviso il perno di qualsiasi società che si voglia definire civile, è un elemento di misurazione. Servizi sociali che siano e debbono essere inclusivi, che non possono vedere, a mio avviso, distinzioni diverse da quelle della necessità. Metto qui una notazione solo personale, ma non riesco francamente a sopportare l'idea di abitare in un paese da 55 milioni di abitanti, di far parte di una comunità europea di 350 milioni di abitanti e di avere un problema a gestire un'emergenza di un autobus di persone, 49 persone che sono distribuite su due navi e fanno avanti e dietro mentre si gioca una partita politica. Che la partita politica ci sia in dubbio e ci deve essere, ma non si può fare una trattativa sulle persone, questo è inaccettabile, purtroppo è un qualcosa che in questo momento è diffuso. Chiunque come voi opera nel sociale sa quanto è importante poter dare un supporto nel momento del bisogno, poter arrivare laddove è difficile arrivare. Ora, io mi vorrete scusare se ho allargato il discorso, ma ribadisco, la rete dei servizi sociali è prima di tutto una rete di protezione della società, di qualsiasi ambito, di qualsiasi ambiente. I nostri territori sono difficili, ma non sono più difficili da una qualsiasi periferia degradata a Roma o a Parigi o dove sia. E il vostro compito è importantissimo. Nelle quattro chiacchiere che abbiamo fatto in apertura di insediamento della comunità montana, proprio questo quello che ho detto agli operatori dei servizi sociali, che ci aspettiamo da loro, se possibile, anche qualcosa di più rispetto a quello che stanno facendo, perché sono veramente bravi. I servizi sociali della comunità montana del Velino sono un fiore all'occhiello che, ripeto, abbiamo in qualche modo ereditato, ma che vogliamo contribuire a far crescere, e questo grazie ovviamente all'aiuto degli specialisti, perché poi questo è il tema. Per noi come comunità dobbiamo continuare a ragionare come stiamo facendo da qualche anno, anche se non è facilissimo, cioè nel lavorare tutti insieme,
perché il nostro problema è sempre stato quello della massa critica, non riusciamo ad avere numeri sufficienti per accedere ad una serie di servizi, ma tutti insieme riusciamo a farlo, riusciamo comunque ad essere più efficaci nella gestione, che è comunque quello che ci viene richiesto. E quindi in questo senso c'è qualcuno che si dispera qui dietro, adesso vedremo se è successo qualcosa. Quindi dicevo, in questo senso credo che la cosa fondamentale per noi sia essere consapevoli che da soli nessun comune della zona può farcela, mentre invece tutti insieme riusciremo sicuramente a ricostruire il territorio con criteri più moderni, con criteri comunque sani, così come questo territorio è sempre stato. Vi ringrazio ancora, ringrazio anche la Promis che ha organizzato questo evento, e quindi passo la parola adesso alla dottoressa D'Innocenzo. Grazie ancora.